Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con un bernoccolo in testa. Allora, questo video sarà ricchissimo, si tratta di una live ricaricata dove abbiamo fatto un po' il punto della situazione su tutti i rumor riguardanti Switch 2, ma anche una grande integrazione di tutto quello che abbiamo scoperto dopo l'annuncio di ieri di Nintendo dell'esistenza della console e anche dopo la pubblicazione del report finanziario dell'anno fiscale appena concluso. Si tratta insomma un po' di un compendio del TG Poro di ieri, spero che vi torni utile e che vi arricchisca ulteriormente. Un grazie speciale a tutti quelli che si sono presentati in live, è stato molto bello discutere al vivo con voi e se per qualche motivo inspiegabile eravate assenti, beh, iniziate a seguirmi anche su Twitch perché queste live stanno diventando sempre più frequenti e sono un ottimo modo per discutere in tempo reale di tutto quello che riguarda Nintendo e il mondo dei videogiochi anche all'infuori del TG Poro. Quindi sapete cosa fare, supportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco alla Logitech Retro Games per sponsorizzare anche la live, il video, tutto quanto. Io ho detto tutto, iniziamo! La cosa interessante, vediamo se la ritrovo, ecco, non abbiamo parlato del forecast, cioè delle proiezioni per l'anno fiscale 2025, che è quello appena iniziato. Nintendo, la cosa pazzesca ragazzi, è che nonostante la console sia ovviamente in calo di vendite, c'è una proiezione di tutto rispetto per quest'anno, infatti conta di vendere ancora 13,5 milioni di unità, che sono un botto. Se pensate che quest'anno ne ha vendute 15,70, sarebbe un drop solo del 14%, che se insomma ci pensate un attimo e realizzate che siamo, non lo so, all'ottavo anno di commercializzazione, nono anno di commercializzazione, poi dipende come contate gli anni fiscali, sarebbe comunque un risultato incredibile e sarebbe un risultato che l'avvicinerebbe al record di console più venduta di tutti i tempi. Ora, a volte poi i forecast, le proiezioni si modificano nel corso dell'anno fiscale, però comunque non è che si sparano numeri a caso, anche perché questi dati poi vanno venduti agli investitori, quindi devono essere cose credibili o comunque obiettivi raggiungibili. Ma come fa a vendere altre 13 milioni di console se dentro non c'è qualche titolone proprio pazzesco? 15 milioni nel settimo anno di commercializzazione li hai fatti con Tears of the Kingdom, li hai fatti con Super Mario Bros. Wonder, cioè ci sono stati dei titoli che hanno spinto le vendite. Per ora, i primi sei mesi, non c'è assolutamente niente. Tra l'altro, un anno preciso da Tears of the Kingdom, proprio in questi giorni. Quindi nei nove mesi, da giugno a marzo dell'anno prossimo, ci deve essere qualcosa che boosta le vendite in un modo, dà una spinta alle vendite, perché comunque bisogna trovare nuovi acquirenti. Come fai a trovarli? Non lo so. Quindi questa cosa però mi lascia molto perplesso. Che voi ci credete in un Metroid Prime 4 che esce entro la fine dell'anno prima della commercializzazione di Switch 2? Cioè magari vende un botto, però secondo me vende agli utenti affezionati hardcore. Cioè non mi sembra quel titolo che dici, cazzo, non ho ancora comprato una Switch ed è già difficile e adesso lo faccio perché c'è Metroid Prime 4. Non lo so. Chi avrebbe comprato la Switch per Metroid Prime 4 l'ha presa per Metroid Dread, mi sa. Ma forse l'ha anche rivenduta, forse contano di far ricomprare la console a quelli che a un certo punto se ne sono andati e ora ritornano per disperazione. A questo punto avrebbe molto più senso farlo uscire cross-gen per spingere lo zoccolo duro a comprare la console nuova. Ma che sia cross-gen io lo do praticamente per scontato, anche se poi dobbiamo anche presupporre che si tratti di una console retrocompatibile. Però mi aspetto che ci siano versioni ad hoc per la next gen. Comunque, proiezioni interessanti, quindi comunque Nintendo ha fiducia nella console, ha fiducia in questo anno e vedremo se poi proietterà verso il basso queste aspettative. Secondo me sì, perché 13,5 milioni, tra l'altro adesso stanno a 141 milioni, andrebbero a toccare proprio 155 e quindi sì, saremmo in zona PlayStation 2. Sempre che Jim Ryan non si inventa qualche numerino così da nulla. La cosa interessante poi, e questo secondo me potremmo anche prenderlo in considerazione per immaginarci il lancio di Switch 2, è che se uno va a vedere tra i modelli, tra la divisione dei tre modelli Switch, quello che comunque vende sempre di più
e addirittura è l'unico in positivo rispetto agli altri modelli rispetto all'anno precedente, ma questo poi vi spiego anche perché, è il modello OLED. Quindi in teoria questo refresh mid-gen, mettiamo tra virgolette mid-gen, è servito effettivamente a prolungare la vita della console. Però come ha fatto a vendere di più rispetto all'anno precedente in un trend che comunque in generale è in calo? Questo perché durante quest'anno sono state lanciate parecchie edizioni a tiratura limitata del modello OLED, sono uscite per Splatoon, sono uscite per Zelda, non mi ricordo se ne uscì, forse è uscita anche per Scarlatto e Violetto, ma che non dovrebbe rientrare in quest'anno fiscale. Però insomma, diciamo che hanno trovato il modo di spingere appositamente le vendite di OLED e non di altri hardware. Comunque la Lite vende molto di meno rispetto alla versione base, che comunque vende un terzo in meno, vende due terzi di quello che vende OLED, 9 milioni di unità, insomma 9,320 mila, tanta roba. E dicevo, proprio per questo possiamo immaginarci da questi dati un ipotetico lancio di Switch 2. Perché leggevo che molti dicono, ma perché Nintendo non potrebbe da subito mettere sul mercato più versioni della stessa console, fare un po' come succede con Steam Deck, e quindi proporre un modello base e poi un modello premium, magari già OLED, con memoria magari più veloce, eccetera, eccetera, più che altro sistema di archiviazione più ampio e via dicendo. Secondo me non ha senso, perché almeno se vogliono fare il mirroring di quello che stanno fatto con Nintendo Switch, la prima Nintendo Switch, l'essersi tenuti caldi un modello che alla fine cambiava veramente poco, se non certo tipo di esperienza e di fruibilità sulla console, ma che non la rivoluzionava, comunque ha pagato tantissimo. Quindi perché bruciarsi subito il modello in apertura quando lo puoi proporre due anni dopo, comunque rinvigorendo l'interesse dei potenziali acquirenti, proponendo poi una cosa che non dico a costo zero, ma insomma molto 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 vicina, che in più ti estende anche la durabilità dell'hardware sul mercato. Secondo me Nintendo abbandonerà l'idea di proporre più modelli al lancio, o quantomeno proporrà una versione base, una versione deluxe, premium, eccetera eccetera, sarà un po' la stessa cosa che accadeva con Wii U, quindi una differenza soltanto ed esclusivamente di memoria di archiviazione. Proporre subito una OLED, dico. E non gli conviene a livello di contenimento di costi, e poi appunto se ti bruci da subito la OLED, poi l'upgrade mid-gen, che non deve essere per forza una Pro, come lo proponi? Come lo fai capire? Cioè alla fine la furbata della OLED è stata che hanno proposto la stessa console con una modifica abbastanza semplice che però era di impatto. Se già da subito ti bruci il trick della OLED, dopo se vuoi proporre qualcosa tipo ma i giochi vanno a 60 fps, oppure uno schermo migliorato che supporta, non lo so, sparo, magari non è possibile, il VRR o risoluzioni maggiori, sono già cose più difficili da vendere al pubblico rispetto alla brillantezza dei colori. Gli acquisti digitali salgono sempre di più, tanto che adesso nell'anno fiscale 2024 gli acquisti digitali hanno superato il 50% degli acquisti totali, quindi effettivamente sono stati venduti più software in versione digitale che fisica. E anche qua potremmo chiederci, ma non è che Nintendo potrebbe iniziare a pensare a una console only digital? Secondo me, mentre altri ci stanno pensando, Nintendo questo salto ancora è molto lontana dal farlo. Però il trend è quello, ragazzi, quindi secondo me prima o poi succederà, ci sarà questo grande smacco a tutti quelli che apprezzano particolarmente il gaming fisico. E poi questa è l'ultima scheda che vorrei commentare prima di passare ai nuovi rumors e notizie. Questi sono i million seller, abbiamo visto sono stati 31 in totale durante il corso dell'anno. Ci sono dei nomi molto interessanti e ovviamente se leggete 2000 in realtà sta per 20 milioni. Credo che Pikmin 4, con i suoi 3 milioni e mezzo, abbia già in realtà battuto qualsiasi
record stabilito in precedenza dalla serie, da anche i primi Pikmin penso che abbiano venduto di meno in totale, così come penso che sia un record assoluto per Kirby and the Forgotten Land aver raggiunto i 7,5 milioni, con un altro milione venduto quest'anno. Cioè, speriamo che Nintendo prenda questo segnale in modo molto, cioè si renda conto di questa cosa e che la smetta un po' di utilizzare Kirby soltanto per vomitare in continuazione titoli minori e remake, remaster, eccetera eccetera, ma inizi a capitalizzare anche sul successo di Kirby in 3D, perché insomma 7,5 milioni di copie sono tanti, eh. Tanta roba pure Super Mario RPG, ragazzi, vabbè, ma è un periodo dove se ci metti in mezzo il nome di Mario vende tanto. Incredibile che New Horizons continui a vendere così tanto. Sono felicissimo per Smash, una serie di cui non ci libereremo mai, e anzi io mi aspetto, non dico proprio al lancio, però un nuovo Smash, praticamente lo possiamo dare per assodato. Di due Mario Party abbiamo già parlato, penso che il prossimo titolo sarà il seguito di Super Mario Party, che è quello uscito prima, mentre Mario Party Superstars, che per molti è quello oggettivamente migliore, ma che è anche un gioco collection, è un best of, probabilmente verrà accantonato almeno per il momento. Poi cos'altro abbiamo? Splatoon 3 ha venduto già 11 milioni di copie. Splatoon 2, madonna, successo impressionante proprio, 13 milioni di copie vendute, però è già stato quasi raggiunto da Splatoon 3. Serie che anche poi su Wii U, ragazzi, per essere un nuovo brand, su una console che dove c'erano 13 milioni di 13-14 milioni di unità vendute totali, vendere 5 milioni significa che un giocatore su 3 c'aveva Splatoon, insomma un bel risultato, eh. È una serie che è cresciuta tantissimo. Passiamo un attimo ai rumor che c'erano a corredo. Allora, a parte, visto che adesso si inizieranno a uscire i peggio leak proprio, abbiamo il Centro Leaks, che è, non so se è Centro o Centro Leaks, vabbè, diremo Centro Leaks, lo leggiamo all'italiano. Afferma che il loro leaker ha detto che tre progetti Pokémon sono stati, è stato dato il via libera a tre progetti Pokémon sulla Switch 2. E tra questi c'è anche la Gen 10. Effettivamente è abbastanza scontato pensare che ci saranno più giochi Pokémon sulla console. Tra l'altro, anche questo sarà interessante capire se Leggende Pokémon Z sarà Switch 2, Switch 1, cross-gen? Probabilmente Switch 1. Però non posso non pensare quanto sia stata fallimentare per Game Freak questa console. Non in termini di vendite, ovviamente, ma proprio di prodotti tirati fuori. Penso l'unico vero Neo, insieme magari a qualcosa a livello di gestione di alcuni IP, che si porta appresso la stagione di Switch, sono i giochi Pokémon. Attenzione, Brazil, the YouTuber, not the country, quindi Air Brasile, penso Air Brasiliano official ci fa sapere. C'è un po' un wrap up su tutti i rumor di Switch 2, possiamo fare un po' il punto della situazione su quelle che sono le voci più consistenti, e non dico affidabili, però più corroborate dai leakeroni dell'industria. Allora, nonostante sia stato detto che l'annuncio potrebbe arrivare entro marzo 2025, questo leaker continua a affermare che la console sia prevista per marzo 2025. Nulla è cambiato da quando abbiamo fatto il report originale. L'annuncio si aspetta che esca fuori in modo simile a quanto è successo per Switch 1, ovvero tra settembre e novembre ci sarà il full reveal e poi l'uscita a marzo. Gli studi di terze parti dovrebbero avere già il permesso di menzionare Switch 2 e le release multipiattaforma da giugno in poi, senza bisogno di mostrarle, visto che Nintendo adesso si è aperta a parlarne. Quindi da adesso in poi gli studi potranno dire attualmente in sviluppo per la next gen Nintendo, per Switch 2. Non dovranno mostrare la versione, però adesso si può dire che questo gioco, se non esce per Switch, magari esce per Switch 2. Allora, il Direct di giugno sarà l'ultimo Direct propriamente di Switch 1. Questo è molto interessante, quindi niente Direct di settembre. O almeno niente Direct di settembre incentrato unicamente su Switch. Però ci sono dei rumor che puntano su un partner Direct
più avanti verso la fine dell'anno, e questo ci potrebbe stare. Il Direct generale di Nintendo non sarà più incentrato unicamente su Switch, ma magari verrà dato spazio unicamente al suo successore. E prima di questo, magari per settembre, agosto-settembre, potremmo avere un partner direct con le ultime uscite per Switch e magari anche qualche annuncio per Switch 2. In questo direct di giugno Nintendo annuncerà nuove remaster. Questo leaker si aspetta che Metroid Prime 4 sia l'ultimo grande reveal per Switch 1 e che sia pubblicato quest'anno. Ma in realtà questa qua è una sua previsione, una sua speculazione, e non ha nulla che confermi questa ipotesi. Vabbè, quindi insomma è un'ipotesi abbastanza realistica, ma non abbiamo nulla che possa confermarlo. Però ora che il successore è stato ufficialmente riconosciuto da Nintendo, il leaker si aspetta che da questo momento in avanti usciranno molte più notizie e molti più leak, anche perché insomma il clima sarà un po' più rilassato. È vero, ma secondo me usciranno anche molte più stronzate, quindi bisognerà stare molto attenti a quello che viene detto. Oh, eccola, questa è importantissima, ragazzi, per rispondere a una domanda che stavate facendo prima in chat. Non abbiamo ancora la trascrizione ufficiale del bot e risposta che c'è stata tra il presidente di Nintendo e gli investitori, però sappiamo una cosa molto importante, che c'è stata una chiamata dove è stata posta una domanda precisa a cui ha risposto in modo preciso Shuntaro Furukawa. Quindi vi faccio vedere qual è stato questo botta e risposta. Durante questa chiamata con gli investitori è stato chiesto a Furukawa se la console next gen fosse qualcosa di interamente nuovo, quindi un nuovo concept, qualcosa di diverso da Switch. E come ha risposto Air Presidente, che ricordiamo non è Air brasiliano, ha risposto: il modo giusto di descriverla è il nuovo modello di Switch. Quindi Switch Pro, torna Switch Pro praticamente. No, qui c'è l'idea di voler continuare a livello proprio di hardware, ma anche forse di software, quella che è stata l'esperienza Switch, quindi una console ibrida. Non aspettatevi nulla di rivoluzionario, come è stato il passaggio da GameCube a Wii o come è stato il passaggio da Wii U a Switch, quanto piuttosto un hardware molto conservativo che giocherà sui punti di forza di Switch e porterà avanti quel tipo di esperienza. Però a questo punto, ancora più interessante, ma non è che Nintendo vuole fare quello che già avevamo pronosticato e di cui stiamo parlando da un po' di tempo, ma non è che questa nuova Switch la continueranno a considerare come appartenente alla famiglia di modelli Switch, e quindi il totale di vendite andrà ad unirsi a quello del primo modello di Switch, un po' come hanno fatto il Game Boy, per intenderci. O perché in caso ha voglia a vendere 13 milioni durante l'anno. Ma soprattutto, cioè, se i 155 milioni si superano proprio occhi chiusi, sarebbe un po' una presa in giro, eh. Però se già da adesso il presidentissimo la definisce il nuovo modello di Switch, ma continua a considerarla Switch, intanto sappiamo questo, per chi si chiedesse, ma chissà, ma magari vogliono fare un qualche salto importante, generazionale, dove stravolgono tutto, ci sarà un altro concept alla base. No, sarà sempre una Switch, sarà più potente, speriamo sarà anche più user friendly, avrà più possibilità di personalizzazione, però di base avremo ancora questo tipo di console. Direi che è un pensiero abbastanza rassicurante, soprattutto per chi come me ha investito parecchio nel costruire una libreria gigantesca di Nintendo Switch. Secondo me, se vogliono veramente fare il trick e dire no, questa è sempre una Switch, quindi si aggiunge al totale di unità vendute, e a questo punto non la chiamano Switch 2, perché sennò si percepirebbe troppo lo stacco come qualcosa di nuovo. Comunque è una situazione molto molto critica, perché è un attimo fare una cazzata come hanno fatto con Wii e Wii U e non far capire che c'è una nuova console in circolazione. Però là era anche strano proprio come hanno presentato Wii U, non si capiva, cioè il paddone sembrava effettivamente un accessorio di Wii. Il pubblico dovrebbe anche essere educato ad aspettarsi
più pronto, più preparato in questo senso ad aspettarsi una console nuova a tutti gli effetti. E questo però c'è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento alla prossima live o al prossimo video se li guardate solo su YouTube. Io vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno e voi nel frattempo fate i bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Shuntaro, Michele 2, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Switch you. Nah.